principe di Piemonte di Viareggio, si parlava della Bolkestein e il senatore neoeletto Massimo Mallegni, la parlamentare Deborah Bergamini e il nuovo consigliere regionale Maurizio Marchetti hanno ribadito balneari fuori dalla direttiva europea Bolkestein. Il servizio. Fuori dalla Bolkestein e no assoluto alle aste delle concessioni demaniali. Passate le elezioni, resta questo il mantra per Forza Italia, che venerdì pomeriggio ha chiamato a raccolta al Principe di Piemonte tutti i balneari della Versilia. Incontro partecipatissimo con i vertici della categoria, ad ascoltare il neo senatore Massimo Mallegni, la deputata Deborah Bergamini, affiancata dal neo consigliere regionale Maurizio Marchetti. Bergamini si è impegnata a proseguire l'azione portata avanti nell'ultima legislatura. Noi vogliamo ribadire con questo incontro il nostro impegno affinché emerga finalmente una volontà politica, perché qui non si tratta di questioni tecniche, ma di una volontà politica chiara e netta da parte di Forza Italia, e non c'è discussione su questo, affinché si possa far valere l'interesse nazionale per quello che riguarda i balneari. Mallegni ha sottolineato che molto, se non tutto, dipenderà dal prossimo governo, che ancora deve nascere, e che in caso di esecutivo a guida 5 Stelle, le concessioni, così come sono adesso, sarebbero a rischio. La nostra posizione non cambia assolutamente, è scritta nel programma, è come fosse scritta nella pietra, sulle tavole, e quindi assolutamente noi riteniamo, pensiamo e siamo fermamente convinti che la direttiva Bolkestein non riguardi né gli stabilimenti balneari e né gli ambulanti. È vero che la questione transita anche in funzione di quello che sarà il nuovo governo. Vedremo che il governo sarà. Noi speriamo che non sia un governo a trazione 5 Stelle, ma non ci faremo sottrarre la possibilità e l'opportunità di salvaguardare 30.000 imprese più tutti gli ambulanti che in questo momento sono appese a un filo e questo filo è lì appeso ormai dal 2004. Anche Marchetti, che mercoledì debutterà ufficialmente in Consiglio regionale, porterà avanti la battaglia. Per quanto mi riguarda, contatti con il territorio, a disposizione del territorio, a disposizione dei balneari, a disposizione degli ambulanti, per fare tutte quelle azioni che sarà possibile fare, per quello che compete ovviamente il ruolo regionale, il ruolo del Consiglio regionale. Andiamo a Pietrasanta e parliamo ora delle elezioni amministrative che